La cooperazione nell'addestramento operativo e nella formazione avanzata tra lo Staff College delle Nazioni Unite e la Brigata Alpina Taurinense è stata rafforzata con la convenzione firmata dal direttore Jafar Javan e dal comandante generale Massimo Panizzi. A Torino si formeranno quindi i funzionari destinati alle missioni nel mondo. È un momento di presa di coscienza di 10 anni di collaborazione molto efficace nell'addestramento a operare nei teatri di crisi, negli scenari dove c'è stato bisogno di ricostruire la pace, le condizioni per la pace. E poi anche per consolidare questa ottima relazione che abbiamo con lo Staff College delle Nazioni Unite e per preparare il futuro, per cercare di migliorare ulteriormente questa cooperazione, per renderla ancora più efficace sul campo. Proprio per confermare quanto afferma il generale, posso dire che si tratta di un accordo importante quello che abbiamo siglato, accordo frutto di un lungo periodo di cooperazione. Noi pertanto vogliamo dare grande importanza a questo evento che segna una collaborazione decennale e che speriamo duri ancora molti anni. La fanfara della Brigata Taurinense è ormai famosa, insomma le prestazioni sono ormai svariate e dovunque hanno successo. Mancava forse come tassello nel curriculum della fanfara della Taurinense proprio suonare qui allo Staff College delle Nazioni Unite di Torino. E per questo credo che sia stato un momento bello per celebrare un importante evento. La musica è forse il modo migliore per celebrarlo, poi in epoca prefestiva credo che sia importante anche sorridere, come ha detto il dottor Javan, sentire musica prima di Natale in un momento come questo certamente è bello. Era la prima volta e speriamo che succeda anche altre volte. Do you enjoy the fanfara? Absolutely, I enjoyed it very much.